Sì, ok. Trovarsi nelle piazze di questo paese contro ciò che Marchionne, Sacconi, il ministro Gelmini, ciò che questo governo sta facendo alla vita di milioni e milioni di persone è un dovere civile prima che una presa di posizione politica e sociale. La precarietà oggi è la vita che ci propongono, la precarietà dentro le fabbriche come alla Bertone, dove si cerca di contrabbandare lavoro in cambio di cancellazione di diritti, in cambio di cancellazione di dignità, come a Pomigliano, a Mirafiori, come all'interno delle nostre città dove tantissimi giovani lavorano gratuitamente per dei padroni che dicono di voler fare l'apprendistato e in realtà usano i giovani per lavori che non sono pagati, che sono mal pagati, che non hanno garanzie. La vita che ci vogliono proporre in questo paese è quella del 10% delle famiglie che trattiene nelle proprie mani milioni e milioni di euro, il 50% della ricchezza prodotta da tutti, una vita che ha a che fare con la devastazione ambientale, ha a che fare con lo scippo della democrazia. Guardate la storia dei referendum, come è accaduto nelle fabbriche, accade nella società. Nemmeno milioni di firme per ottenere i referendum su problemi importanti come il nucleare o l'acqua, il diritto all'acqua, possono passare perché c'è qualcuno, un'oligarchia al potere, che cancella anche il diritto democratico dei cittadini ad esprimersi. Oggi sciopero significa indignazione, oggi sciopero significa sollevarsi per pretendere una democrazia vera. Oggi sciopero non è affare degli operai della FIOM, non è affare degli iscritti alla CGIL, è affare di tutti i cittadini. Dobbiamo tutti mobilitarci per cambiare questo stato di cose, per ridare dignità alle persone, per impedire che ci siano progetti sulla nostra vita che cancellano i diritti e la dignità. Buono sciopero generale a tutti, compagni e compagne. Andiamo avanti insieme.